Sara? Allora, la professoressa Meisel Seyan, direttrice del Dipartimento di Biofisica dell'Università di Gazi, ad Alta, introduce adesso sulle ricerche, sulle microonde che sono state sviluppate dal Dipartimento di Biofisica dell'Università Gazi. Anche tu, io vorrei ringraziarvi, gli organizzatori che ci hanno invitato a questa bellissima cittadina. Mi piace tantissimo Firenze, cioè, è veramente una città con un paesaggio bellissimo, Prima di iniziare la mia presentazione, devo parlarvi delle cose che ho dovuto fare per venire a questo incontro. Mi piacerebbe poter disporre delle informazioni, dei dati di misurazione sul radar, relativi al radar di potenza Miceno, e poi sul seguito si potrebbe discutere delle radiazioni di frequenza in questa città in maniera più corretta. Quindi la prima cosa da fare dopo il meeting, dopo l'incontro, la prima cosa da fare sarebbe quella della misurazione, quindi quella di raccogliere i dati di misurazione relativi al radar. E allora in quel caso potremmo avere dei risultati, diciamo, più concreti, più sostanziali e sostanziati sul radar e le radio frequenze. Dunque, vi presenterò la mia presentazione gli ultimi studi di ricerca condotti sulle microonde e la biofisica nell'ambito del Centro per la protezione delle radiazioni non ionizzanti di Gazi. Dunque, sono uno dei fondatori del Dipartimento di Biofisica e direttore del Centro GNRK. Partecipo anche ad altri consessi internazionali, come per esempio questa. Il Centro di Biofisica di Gazi ha portato avanti degli studi sui piatti biologici dei centri elettromagnetici da oltre 24 anni. I nostri laboratori, i nostri gruppi di ricerca comprendono dei fisici, dei biologi, degli ingegneri elettrici, fisici, di biochimici, nonché dei veterinari e dei patologi. Il nostro dipartimento ha sede ad Ankara, nell'ambito della facoltà di medicina. Dunque, cosa facciamo? Facciamo un'attività di esposizione di animali e colture cellulari alle radiazioni, ai campi elettromagnetici della frequenza, compresi quelli relativi ai telefoni cellulari. Inoltre facciamo attività chimica su tali campi e misuriamo tutte le fonti di campi elettromagnetici, compresi per esempio i telefoni cellulari, le sezioni base, i trasformatori, le linee elettriche, le antenne di TV e radio, i forni a microonde, le unità di biotermia, le reti wifi, i radio, eccetera. Tutto questo nell'ambito del Centro per la protezione delle radiazioni non ionizzanti di gas GNRK. Quindi vi fornirò alcune informazioni relative a tutte le indicazioni, tutte le risorse, tutta la presentazione delle attività di ricerca condotte fa riferimento a frequenze 700, 1800 e 2100 MHz. Questa è la attrezzatura che utilizziamo per le sperimentazioni, ad esempio i dati relativi ai generatori di segnale, alle antenne, alle analisi dello spettro e ai dispositivi di misurazione delle radiazioni
non vado appunto a dettagliarlo perché non ho tanto tempo a disposizione. E in questo studio vi fornisco alcuni dei risultati di 6 studi sulle radiofrequenze che abbiamo portato avanti nell'ambito del nostro Dipartimento di Biofisica dell'Università di Sardegna. Si tratta di studi sulla gravidanza, studi sulla tiroide, studi sui danni occorsi al DNA, a studi endocrinologici, studi relativi al potenziale della membrana mitocondrio, quindi per esempio relativi alle cellule fibroblastiche della mammella o cancerogene della mammella, o studi sullo stress ossidativo, sugli impatti paradossici sul fatto carcinoma. Per quello che riguarda gli studi sulla gravidanza, abbiamo studiato l'impatto delle reazioni del telefono cellulare sulle coniglie gravide, non gravide, sulla prole, e abbiamo esaminato 126 coniglie adulte, gravide e prole, con un'esposizione modulata a radiofrequenza di 1800 MHz per 7 giorni, esposizione di 15 minuti giornalieri. Gli adulti sono stati scelti da coloro che avevano avuto in precedenza 2 gravidanze e i soggetti gravi sono stati appunto esposti alla radiofrequenza che ci sono della gravidanza per un periodo di 15 minuti al giorno per 7 giorni a 1800 MHz. Questa attrezzatura che è stata utilizzata, la distanza fra l'antenna e l'animale è di 20 cm. E abbiamo calcolato questo dato appunto solamente per i piccoli di un mese. Dopo la nascita sono stati selezionati casualmente 18 piccoli che sono stati appunto decapitati per valutare le qualità di intrauterini dovuti all'esposizione. Dopo la nascita sono stati 72 piccoli femmine e maschi sono stati appunto nutriti dalla loro madre fino al compimento del mese di età e poi successivamente è stata valutata appunto effettuata appunto l'esposizione alla radiofrequenza, il soggetto dell'animale è stato poi decapitato sono stati visti gli effetti intrauterini. Quindi vedete appunto i parametri analizzati sugli adulti, sulle soggette gravide e sulla prole. Sono state appunto delle modifiche alla base del DNA, dei danni ossidativi e è stata condotta un'analisi istopatologica e immunistochemica, per esempio sul cervello, sugli occhi, sul fegato, sui polmoni, sulla milza e sui reni. E conclusioni, l'esposizione a 1800 MHz per 7 giorni a radiofrequenza per 15 minuti al giorno ha comportato una modifica della base del DNA, la formazione dei radicali liberi nel tessuto cerebrale degli adulti e anche dei conigli gravi esposti. E abbiamo anche evidenziato un aumento dello stress positivo nel tessuto del fegato degli adulti, dei soggetti gravi e dei piccoli di 2 giorni. Abbiamo inoltre assistito ad un aumento della modifica della base del DNA nel tessuto del fegato dei conigli, dei piccoli di coniglio femmine esposte all'intrauterino e una modifica della base del DNA, un aumento della modifica della base del DNA appunto nel tessuto del fegato dei piccoli di coniglio femmine. Quindi si è visto che i soggetti, gli adulti, i soggetti gravi e i piccoli hanno evidenziata una formazione di cellule cortiche, c'è stata una diminuzione della motilità delle cellule ciliari e una distorsione appunto delle ampiezze delle emissioni autoacustiche e anche una diminuzione della motilità cellulare, della motilità e altre caratteristiche per i piccoli maschi. In sintesi si può dire che il tessuto cerebrale e degli occhi sia dei soggetti gravi che degli adulti sono stati appunto i tessuti più toccati, l'esposizione intrauterina ha portato dei cambiamenti degenerativi della cornea, a dei cambiamenti apoptotici dei neuroni, delle cellule gliali e meningeali e abbiamo anche evidenziato delle lesioni nei tessuti cerebrali degli occhi, delle piccole femmine di coniglio esposte a livello intrauterino. Ora, vi do alcune cifre che sono state registrate in questi studi. Questi dati con riferimento ai nuovi nati, abbiamo evidenziato l'edema a livello della cornea
perché la seconda immagine fa riferimento ai cambiamenti apoptotici nei neuroni. Quindi vedete appunto i cambiamenti necrotici appunto dei neuroni relativi appunto ad un picco di un mese di età a livello intrauterino. Sempre un dato relativo appunto a un picco di un mese di età con l'evidenza di gliosi a livello del sistema nervoso centrale e nel secondo caso appunto un'infiltrazione cellulare non nucleare cardiovascolare. Poi l'edema della cornea, prima immagine, e dei cambiamenti degenerativi a livello della lente. I dati di questo studio guarda, non sono stati ancora pubblicati, però. Anche in questo caso le immagini fanno riferimento di nuovo a dei piccoli di un mese, sono stati osservati dei cambiamenti apoptotici nel corpus ciliare, anche nella cornea e nella retina. E per quello che riguarda i piccoli esposti a livello intrauterino ed extrauterino, c'è stata un'esposizione a livello intrauterino, cioè un'esposizione a livello extrauterino dopo un mese di età, ed è stata, si è osservata una degenerazione endotica delle cellule fegato. Questi sono 10 articoli che sono stati pubblicati sui risultati di questo studio, quindi che vedete elencati, sono stati pubblicati e fanno riferimento appunto ai risultati sulla gravidanza. Il secondo studio che vado a sintetizzare è quello che fa riferimento al DNA. Abbiamo trovato appunto dei danni al DNA delle cellule ciliari esposte appunto ad una radiazione di 900 MHz data dalla croce solare. Si tratta di uno studio clinico. Come sapete, la radice ciliare appunto è vicino all'orecchio, è il primo target per così dire delle radiazioni dei telefoni cellulari. E sono stati analizzati 8 soggetti, 6 donne, 2 uomini, e sono state analizzate appunto le radici ciliari di ciascun soggetto prima e dopo l'esposizione, dalla parte posteriore all'orecchio destro. E dei campioni di capelli sono stati appunto raccolti da 8 soggetti umani, prima e dopo l'utilizzo di un sistema GSM a 900 MHz per 15-30 minuti. E si vede appunto che sono state evidenziate delle interruzioni del DNA a filamento unico delle cellule ciliari dai campioni utilizzando appunto il faggio cometa, che sono stati appunto adattati a metodo adattato alle cellule ciliari. Quindi parlare al telefono cellulare per 15 minuti o 30 minuti va ad aumentare in maniera significativa le interruzioni, le rotture del DNA a filamento unico delle cellule ciliari vicine, quindi prossime al telefono stesso. Questo è il DNA di tipo di controllo, questa è dopo l'esposizione di 15 minuti. E qui vedete l'immagine relativa all'esposizione a 30 minuti. L'altro studio che vi presento è quello che fa riferimento all'alterazione delle proteine nell'evidente dei ratti dopo la irradiazione da telefono cellulare. Qui vedete un'immagine schematica dello studio. Sono state realizzate sempre delle atenatrome appunto per lo studio, questo sin dall'inizio. Abbiamo condotto un'analisi su 20 maschi di 2 mesi che sono stati esposti a irradiazioni di varia frequenza a impulso a 900 MHz SAR, con massaggi di 35 watt per chilo, esposizione su 20 minuti al giorno per 3 settimane. E qui vedete appunto gli altri dettagli dell'esposizione. I capelli sono stati rimossi con la lama prima appunto dei campioni, è stata effettuata una biopsia delle costole addominali e il termine epidermide fa riferimento all'epidermide nonché agli strati capillari reticolari dell'epidermide stesso, che fa riferimento alla parte superiore delle costole addominali. Qui vedete appunto i risultati, sono stati utilizzati dei sistemi di cromatografia liquida che è stato associato al sistema di spettrometria di massa e è stata effettuata un'esposizione a 900 MHz che
il risultato è stato che c'è stato un aumento appunto del livello dell'idroclossemina nell'epidermide. Lo studio successivo che vi presento fa riferimento all'ipotiroidismo e all'apoptosi. Quindi abbiamo analizzato gli effetti istopatologici dell'esposizione alla frequenza modulata GSM sulla tiroide. Anche in questo caso, esposizione alla frequenza modulata 200 MHz, periodo di esposizione 21 giorni, 20 minuti al giorno di esposizione, e lo studio condotto su ratti maschi, su 30 ratti maschi. E questi sono stati parametri analizzati. Abbiamo analizzato il danno ossidativo cellulare nel cuore, nel fegato, nei polmoni, nel cervello e testicoli. Abbiamo verificato appunto la perossidazione lipida, il glossido nitrico. Abbiamo verificato l'attività antiossidante con i glutationi. E la morfologia della tiroide che è stata analizzata andata a verificare appunto l'area, il diametro follicolare colloidale, il contenuto colloidale, l'altezza dell'epitelio follicolare e per quello che riguarda l'apoptosi è stato condotto sullo funzionamento della metastasi. Per quello che riguarda i risultati è stato evidenziato un danno ossidativo cellulare, per esempio che è stato riscontrato nel cuore, nel fegato, nel testicolo, nel cervello, nei polmoni. È stato registrato un aumento significativo della perossidazione lipidica, e un aumento significativo della media. Abbiamo inoltre riscontrato un aumento significativo del glutatione, una diminuzione significativa, del glutatione per quello che riguarda l'attività antiossidante. Anche in questo caso vedete i dati relativi all'attività della caspase per la quale è stato registrato un aumento significativo. Il diametro follicolare e colloidale, il contenuto colloidale, anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti significativi. Queste sono le cifre che fanno riferimento, è la figura che fa riferimento alle modifiche delle varie apoptotiche. E per quello che riguarda le cellule tiroidali di controllo, vedete appunto l'affronto, sono le stesse quelle di controllo. L'altro studio condotto è stato uno studio endocrinologico, quindi esposizione a frequenza di 1800 MHz e 2100 MHz modulato, periodo di esposizione di un mese e due mesi, tempo di esposizione 30 minuti al giorno per 6 giorni la settimana. Sono stati analizzati 42 ratti estrattori. Quello che riguarda i parametri analizzati, sono stati analizzati gli ormoni dell'appetito, lo stato a livello di peso e il comportamento alimentare. Qui vedete i dati e abbiamo riscontrato questo, una diminuzione degli ormoni che inibiscono l'appetito, che potrebbe indicare un ritardo nel senso di sazietà. E inoltre il fatto che appunto gli animali vengono fatti mangiare senza però sentire che si sentano sani. Un altro studio che vi voglio fare è quello che fa riferimento alla crescita delle cellule del carcinoma epatocellulare. Abbiamo utilizzato un'esposizione a radio frequenza modulata GSM a 900, 1800 e 2100 MHz, si tratta appunto di uno studio con queste frequenze. Abbiamo studiato appunto le cellule dell'epatocarcinoma umano, le cellule FG2, con un'esposizione intermittente, ovvero 15 minuti di frequenza e 15 minuti in cui la frequenza veniva tolta e il periodo di esposizione è stato di 1, 2, 3, 4 ore. Che parametri abbiamo analizzato? Dunque, innanzitutto la vitalità per così dire delle cellule, quindi poi le loro lesioni, le lesioni di vita cellulare, la morfologia. Qui vedete appunto l'attrezzatura per la produzione dei test. Abbiamo riscontrato dei risultati un po' paradossali per quello che riguarda la proliferazione cellulare, perché si è visto che la proliferazione cellulare è aumentata con 2100 MHz e diminuita con 900-1800 MHz. Per quello che riguarda la lesione cellulare, c'è stata una diminuzione di questa lesione cellulare con 2100 MHz.
MHz è invece aumentato alle cellulari da 900 a 1200 MHz. E inoltre abbiamo assistito dei cambiamenti morfologici per quello che riguarda la proptosi. L'ultimo studio che vi presento fa riferimento al potenziale della membrana del mitocondrio. Il primo, la prima parte di questo studio fa riferimento appunto alle cellule fibroblastiche della mammella sana, studio in vitro. Il secondo invece cellule cancerogene. Per quello che riguarda il primo studio abbiamo analizzato delle cellule fibroblastiche sane, abbiamo utilizzato 2,1 GHz, nella stessa 2,1 GHz modulata a 3 giga, esposizione 4 ore, 24 ore, SAR 0607, abbiamo utilizzato delle cellule fibroblastiche sane. E che cosa abbiamo analizzato? Intanto abbiamo analizzato delle cellule con il test MPT, la coptosi con la nexina e il potenziale della membrana del mitocondrio con la citometria a flusso e la microscopia a fluorescenza. Per quanto riguarda i risultati, la vitalità della cellula è diminuita in maniera significativa. Abbiamo riscontrato un aumento significativo delle cellule apoptotiche e abbiamo anche riscontrato una diminuzione significativa del potenziale della membrana del mitocondrio, ovvero una depolarizzazione. Qui vedete le immagini relative appunto all'estensione a 4 ore e 24 ore. Il verde fa riferimento al potenziale della membrana del mitocondrio e l'aereo sulla verde. E lo vedete appunto 4 ore e 24 ore. Quindi in sintesi si può dire che una radiofrequenza modulata 3 giga di 2,1 ha indotto appunto la depolarizzazione del mitocondrio e che ha a sua volta portato alla apoptosi e un'esposizione a 24 ore invece porta a una maggiore depolarizzazione e alla maggiore apoptosi. L'ultimo studio che vi presento è sempre uno studio che è stato condotto sull'iperpolarizzazione del mitocondrio e sul rilascio del citocromo C nelle cellule cancerogene della mammella esposte alla frequenza, ovvero lungo la linea cellulare della carcinoma della mammella umana. Cellule MCF7, anche in questo caso la frequenza è stata di 2,1 GHz con una radiofrequenza di 3 giga modulata 4 ore e 24 ore, SAR di 0,538. Ecco i parametri, abbiamo analizzato appunto la vitalità delle cellule, che anche in questo caso è stata verificata con il test MPT, la apoptosi verificata con la nexina, il test di staining citrometria a flusso di colorazione e inoltre abbiamo analizzato il potenziale del membrana mitocondrio e il citocromo di livello di citocromo C. Per quello che riguarda i risultati di vitalità della cellula, abbiamo visto che questa vitalità ha registrato una diminuzione significativa, è aumentato molto significativo il numero di cellule apoptotiche, il potenziale del membrana mitocondrio è aumentato, mentre il livello di citocromo C è aumentato in questa maniera significativa. Questo che significa? Significa che appunto la radiofrequenza porta, una radiofrequenza di 2,1 GHz, conduce a una iperpolarizzazione del mitocondrio e genera induce l'apoptosi nelle cellule cancerogene della mammella, mentre lo stesso tipo di esposizione ha portato a una depolarizzazione, quindi non a una iperpolarizzazione, ma depolarizzazione delle cellule della mammella sana, che a sua volta può anch'essa portare all'apoptosi. Quindi le ultime informazioni che vorrei fornire fanno riferimento appunto al centro per la protezione della radiazione ionizzante di gasi. Si tratta di un centro che è stato fondato, è stato costituito nell'ambito dell'Università di Gasi, del Dipartimento di Biofisica dell'Università di Gasi nel 2005. Facciamo misurazioni nell'ambito dell'elettromagnetismo e conduciamo misurazioni appunto nell'ambito dei campi elettromagnetici, per esempio per quelle che riguardano le linee elettriche, per le telefoni cellulari, le stazioni base, con tutte le fonti di radiofrequenza compresi radar. E abbiamo anche consulenza accanto a questa attività di misurazione. Quindi consulenza e ovviamente campi elettromagnetici.
Quindi si parla di misurazioni che vengono condotte di campi elettromagnetici con un valore compreso tra 0 e 60 GHz. Inoltre facciamo appunto interpretazioni di standard di norme internazionali. Vorrei intanto innanzitutto ringraziare la mia squadra, quindi ricercatori del Dipartimento di Biofisica di Gasi, che si è occupato della conduzione di questi studi. Gli studi che vi ho presentato qui sono quelli degli ultimi 5 anni. Se ci ricercate in Google troverete che abbiamo condotto oltre 50 studi sui campi elettromagnetici. Qui vedete appunto l'elenco dei nostri collaboratori, di altri dipartimenti che collaborano con noi, dell'Università di Gasi. E questa è un'immagine del mio team, del mio gruppo di lavoro. Thank you very much, Professor Seya. The is questo è un lavoro condotto dal centro di Gasi ed è un impegno molto considerevole che dura da vari anni e ovviamente loro è un contributo estremamente prezioso ai fini della protezione della salute umana dai campi elettromagnetici. Anche per i servizi di consulenza che vengono forniti dal Dipartimento alle autorità turche. Grazie mille ancora, dottoressa. E ora ci sarà la presentazione della dottoressa Padovan dell'Istituto Ramazzini di Bologna. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori, io partecipo a questo convegno facendo le veci del dottor Soffritti, che purtroppo si scusa appunto anche con l'organizzazione ma non è potuto intervenire per un altro convegno internazionale. E io mi chiamo Michela Padovani, sono una biologa e lavoro al centro di ricerca sul cancro dell'Istituto Ramazzini, che come vedete nella foto, nell'immagine, ha una location abbastanza particolare perché in un castello della fine del 400 nella provincia di Bologna. E vi parlerò degli studi di cancerogenicità sperimentale, dell'importanza di avere studi di cancerogenicità sperimentale ben condotti e ben pianificati e degli studi che abbiamo condotto dal 2002 al 2005 all'Istituto appunto Ramazzini sui possibili effetti cancerogeni delle basse frequenze, delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza e radiofrequenza. Per quanto riguarda le onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quelle generate dalla corrente elettrica, che cosa sappiamo? Ci sono molte evidenze epidemiologiche che dal 1979, l'anno nel quale venne condotto uno studio in Colorado da due ricercatori, Wertheimer e Lieber, che appunto osservarono per la prima volta come era presente un'associazione tra tumori infantili, in particolare leucemia, ed esposizione a campi elettromagnetici della corrente elettrica, quindi bambini che vivevano in prossimità di linee ad alta tensione o di trasformatori avevano una maggiore probabilità, una maggiore incidenza di sviluppare leucemia infantile. Per quanto riguarda gli studi epidemiologici, andrò abbastanza velocemente anche perché dopo c'è tutta una sezione dedicata nel convegno. Da allora più di altri 20 studi sono stati condotti e al momento la situazione attuale sull'associazione tra leucemia infantile è riassunta in un'analisi
pubblicata nell'anno 2000 da Album e collaboratori, nella cui conclusione si dice come esista un rischio relativo di 2 quando l'esposizione è maggiore o uguale a 0,4 microtesla. Questa tabella cerca di riassumere tutti gli studi, le evidenze sperimentali e gli studi sperimentali a lungo termine che sono stati fatti dal 1995 fino al 1998 per quanto riguarda appunto l'esposizione a basse frequenze. Purtroppo questi studi, i primi tre innanzitutto non hanno avuto nessuna evidenza di cancerogenicità. L'ultimo, quello dell'LTP del 1998, ha dato come risultato un'evidenza equivoca per un aumento di tumori delle cellule C in ratti maschi. Questo esperimento prevedeva il trattamento di ratti e topi, maschi e femmine, 100 animali per gruppo. Purtroppo tutti questi studi non erano, secondo noi, stati pianificati e condotti nel modo adeguato. La maggior parte di questi comprendeva un numero di animali per gruppo un pochino limitato e praticamente tutti avevano una durata abbastanza corta, nel senso che si passava da 32 settimane di esposizione a 104 settimane, che sono 2 anni di esposizione. Vi ricordo che solitamente la vita media dei roditori e degli animali sperimentali è di 103 anni. Quindi questi animali, in particolare nello studio dell'NTP, quando lo studio è stato troncato a 104 settimane, più del 50% degli animali erano ancora vivi. Oltre a questi studi a lungo termine, sono stati effettuati anche studi utilizzando dei modelli specifici per determinati tipi di tumori, come per esempio il modello del tumore mammario indotto da DMA. È stato visto come l'esposizione a onde elettromagnetiche a bassa frequenza ha determinato in questi studi un aumento della proliferazione delle cellule della ghiandola mammaria e un rinforzo dello sviluppo dei tumori della crescita in risposta a un cancerogeno noto specifico della ghiandola mammaria quale DMA. Diciamo che per spiegare questo risultato, l'ipotesi diciamo più postulata e più in un certo senso datata si riferisce all'effetto che sembra che abbia l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza sulla produzione di melatonina, ovvero viene ridotta la produzione di melatonina e quindi viene in un certo senso inibita la sua azione antiossidante e regolatrice. Ma il meccanismo biologico attraverso il quale le onde elettromagnetiche agiscono contribuendo alla cancerogenesi ancora non è conosciuto. Al momento appunto è la posizione attuale definisce come appunto ci sia un'associazione tra leucemia infantile e l'esposizione a onde elettromagnetiche a bassa frequenza negli studi di popolazione. Non è ancora possibile stabilire una correlazione causa-effetto per 2 motivi. Innanzitutto non si è ancora identificato un vero e proprio chiaro meccanismo d'azione e soprattutto c'è la mancanza di un supporto da studi sperimentali ben condotti. Nonostante questo, la IARC nel 2001 ha classificato questo tipo di onde elettromagnetiche come possibile cancerogeno. E magari se ci fosse stato un meccanismo d'azione accettato a supporto appunto di queste evidenze di laboratorio a supporto di questi studi epidemiologici, probabilmente queste tipologie di onde elettromagnetiche sarebbe potuta essere classificate come un cancerogeno chiaro. Che cosa si fa sulle radiofrequenze? Dal 1978 al 1995 diversi studi epidemiologici sono stati condotti, in particolare su personale militare esposto a radiazioni radar e su bambini che vivevano vicino ad antenne della radiotelefonia, e appunto è stato visto come ci potessero essere un possibile aumento di linfomi leucemie.
2001-2002 sono state, diciamo, le prime evidenze epidemiologiche per un aumento di rischio dei tumori dei nervi acustici tra persone che erano forti utilizzatori dei telefoni cellulari. Parlerò poi della seconda sessione proprio il professor Alain Pardel, che è stato uno dei principali ricercatori appunto a trattare queste tipologie di dati. Dal 2009 appunto proprio il professor Alain ha pubblicato diversi studi dai quali si evince come l'utilizzo del telefono cellulare o del cordless per un periodo maggiore o uguale a 10 anni aumenta il rischio di tumori del cervello, principalmente glioma e neuroma del nervo acustico, principalmente nella parte, diciamo, dove si utilizza maggiormente il cellulare, e il rischio aumenta con il tempo di latenza, quindi maggiori sono il tempo trascorso al telefono, maggiore il rischio, e soprattutto è maggiore quando si inizia a utilizzare il telefono cellulare prima dei 20 anni. Nel 2011, come appunto si diceva anche prima, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione ha classificato anche le radiofrequenze come possibili agenti cancerogeni per l'uomo. Questa tabella cerca di riassumere, come abbiamo fatto precedentemente per le basse frequenze, i maggiori studi sperimentali condotti sulle radiofrequenze. Il primo è stato condotto nel Texas, 100 animali a distrazioni, 100 animali per gruppo, aveva una durata di 25 mesi, quindi più o meno sono poco più di 2 anni. Anche in questo caso appunto c'è il limite, secondo noi, di una durata non tale da poter consentire effettivamente a questa agente cancerogena di poter esprimere completamente la sua potenzialità. Altri studi, Pacioli nel 97, questo studio purtroppo ha il limite che in questo studio venivano utilizzati dei topi geneticamente modificati e i successivi studi non hanno dato nessuna evidenza di effetto cancerogeno. Quindi al momento che cosa sappiamo? Sappiamo che l'uso del telefono cellulare per un periodo inferiore a 10 anni non ha ancora dimostrato un aumento dell'incidenza dei tumori. Però ci sono appunto alcune evidenze che dicono come utilizzo maggiore o uguale a 10 anni possa promuovere lo sviluppo di tumori del nervo acustico. E quindi anche in questo caso bisogna tenere in mente come l'assenza di una vera e propria evidenza non vuole dire che non sia sinonimo di assenza di rischio. Che cosa dobbiamo ancora sapere? Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza e radiofrequenza secondo noi rappresentano quelli che possono essere definiti come rischi cancerogeni diffusi. Hanno probabilmente una potenza cancerogena non elevata, ma alla quale tutta la popolazione è esposta, e mi preme focalizzare appunto soprattutto la popolazione più vulnerabile, come possono essere i bambini. Esempi di rischi cancerogeni diffusi sono agenti che hanno una leggera azione cancerogena ad ogni dose, oppure sono a bassi o estremamente bassi, che hanno azione forte a dosaggi bassi o estremamente bassi, oppure sono una miscela di piccole dosi di agenti cancerogeni. Come facciamo a identificare queste tipologie di agenti? Gli studi epidemiologici sono molto utili, ma purtroppo ci danno dei risultati che sono un po' in ritardo, nel senso che ovviamente hanno bisogno, perché sono risultati ritardati e sono rappresentativi, possono essere rappresentativi di molti fattori confondenti. Lo strumento più utile sono i saggi sperimentali a lungo termine. Ma queste tipologie di saggi sperimentali a lungo termine devono riprodurre il più possibile l'esposizione umana, devono includere un numero ampio di animali, proprio perché c'è la necessità di poter apprezzare variazioni nell'incidenza dei tumori di questi agenti che appunto non hanno una potenza cancerogena sviluppata. E soprattutto proprio per riprodurre quello che avviene nell'uomo, che solitamente è esposto per tutta la vita a queste sostanze,
devono durare fino alla morte naturale dell'animale e quindi lasciando che la sostanza testata possa esprimere completamente il suo potenziale cancerogeno. E soprattutto devono valutare tutte le patologie, sia neoplastiche che non neoplastiche, molto velocemente. Questo è il progetto dell'Istituto Ramazzini. Dal 2002 in avanti abbiamo iniziato un progetto integrato sullo studio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza che ha previsto 4 esperimenti che sono iniziati tutti simultaneamente il 15 luglio del 2002 e hanno previsto l'utilizzo di 7133 ratti. Il primo esperimento, quello identificato con BT1-CEM, ha previsto lo studio della radiazione elettromagnetica a diversi dosaggi in modo continuo o discontinuo. Gli altri esperimenti caratterizzavano la radiazione elettromagnetica insieme all'esposizione ad altri agenti deboli cancerogeni, come ad esempio la formaldeide o le basse dosi di radiazione ionizzante o la fratossina B1, un forte agente cancerogeno per il fegato, si ritiene che i campi elettromagnetici possono essere degli agenti promoventi. Andrò a esporre velocemente i risultati dell'esperimento BT3-CEM, che è quello che ha previsto l'effetto sinergico tra radiazioni a bassa frequenza e radiazioni ionizzanti. Questa è una foto solo per far vedere, secondo me molto, molto significativa, per far vedere com'era lo scapulario dove abbiamo portato avanti l'esperimento, la fase dell'esperimento. Le radiazioni a bassa frequenza erano generate con queste strutture toroidali in legno che supportavano le gavi degli animali, attorno alle quali appunto veniva fatto fluire un cavo che generava un campo elettromagnetico rivolto verso l'interno degli animali. Non c'erano effetti, interazioni tra i diversi toroidi. Ogni toroide conteneva 500 animali. Questo è il piano sperimentale. Noi avevamo 5 gruppi sperimentali. Il primo prevedeva il trattamento di 112 animali a 1000 microtesla e il trattamento iniziava dal 12° giorno della vita fetale, quindi trattavamo le mamme gravide dal 12° giorno e a 6 settimane d'età veniva somministrata una dose di radiazioni gamma 0,1 gray e poi gli animali venivano mantenuti in vita per tutta la loro vita naturale solo con l'esposizione a basse frequenze. Quindi il primo gruppo prevedeva 1000 microtesla 0,1 gray, 20 microtesla al secondo gruppo 0,1 gray, poi avevamo due controlli positivi, il controllo positivo per le basse frequenze e per le radiazioni ionizzanti e il controllo negativo. I risultati sono i seguenti: c'è stato un chiaro aumento dell'incidenza dei tumori mammari identificati al momento della palpazione, durante il controllo clinico dello studio. Non solo, nei gruppi con la dose più alta di radiazioni a bassa frequenza c'era una chiara anticipazione dell'insorgenza di queste lesioni rispetto agli altri. C'è stato un aumento delle lesioni dell'incidenza dei fibroadenomi e un aumento statisticamente significativo degli adenocarcinomi sia rispetto al gruppo positivo, ai due gruppi positivi, che al gruppo negativo. Questo è un grafico che fa vedere com'è l'andamento delle lesioni durante la biofase e si vede bene come la linea rossa, che rappresenta il primo gruppo sperimentale, ovvero il trattamento a 1000 microtesla lifespan e 0,1 gray una volta nella vita, ha avuto l'incidenza maggiore e queste lesioni si sono anticipate molto a livello di insorgenza rispetto agli altri gruppi. Questi sono i dati. Per quanto riguarda i tumori mammari maligni, come vedete il primo gruppo con caratteristiche dei due trattamenti ha avuto 16,1% di animali portatori di adenocarcinoma maligno rispetto a 8,1, 7,6 e 6,4 nel controllo negativo. I primi due numeri che vi ho detto erano i due controlli negativi. Per quanto riguarda i tumori totali, 17% di tumori totali rispetto da 8,5, 7,6 e 6,4 i controlli, quindi l'aumento è stato importante.
Questo risultato è ancora più significativo, purtroppo non c'è la statistica in questa tabella, se si sommano i tumori mammari maligni con i loro precursori atipici, come si può vedere, come rispetto al controllo negativo in questa si ha praticamente più di 3 volte, quasi 4 volte l'aumento di incidenza di queste patologie. Finisco brevemente, questo è il piano sperimentale di un altro esperimento che abbiamo sempre condotto più o meno nello stesso periodo sulle radiofrequenze. Questo si prefiggeva di simulare l'esposizione far field che si ha in persone che vivono vicino ad antenne radiobase. Il trattamento era, tutto l'esperimento prevedeva l'utilizzo di 2500 animali suddivisi e randomizzati in 4 gruppi sperimentali. Primo gruppo sottoposto a 50 voltmetri, secondo gruppo 25 voltmetri, 5 voltmetri, 0 voltmetri. È finita tutta la parte, diciamo, in vivo dell'esperimento, siamo nella elaborazione dei dati. Questa è una foto che rappresenta il sistema espositivo con la struttura toroidale e al centro l'antenna emittente. Quali sono le future direzioni delle nostre ricerche? Innanzitutto, diciamo che abbiamo raccolto durante la biofase dei nostri esperimenti una grossissima banca dati di campione che ci consentirà nei prossimi anni di poter fare analisi di espressione genica sui tumori insorti in questa sperimentazione. Siamo a 1/3 della biofase di un altro studio sperimentale che prevede lo studio dell'effetto sinergico tra le radiofrequenze e la radiazione gamma. Al momento siamo a 70 settimane di sperimentazione, solitamente l'esperimento finisce intorno alle 150 settimane e anche in questo caso stiamo raccogliendo tutti i campioni biologici sia di tumori mammari che di mammelle sane per poter approcciare studi sull'espressione genica di questi campioni. Concludo, le evidenze epidemiologiche riguardanti l'effetto delle basse frequenze l'esposizione a lungo termine a radiofrequenze mostrano come c'è un ragionevole motivo di essere preoccupati, perché appunto si sono evidenziati effettivamente degli effetti avversi significativi. La mancanza di evidenza epidemiologica relativa a esposizioni a breve termine di radiofrequenza non vuol dire che non significa assenza di rischio e è importante richiedere il prima possibile l'applicazione, come già stato detto precedentemente, del principio di precauzione in modo da evitare di dover accorgersi sempre troppo tardi della presenza nell'ambiente di un agente cancerogeno di questo tipo. Grazie per l'attenzione e questo è il mio intervento. Ringraziamo la dottoressa Padovani per la presentazione e diamo inizio a un breve dibattito. Se ci sono ancora domande che sono rimaste dalle comunicazioni precedenti o sull'argomento attuale. Secondo, se invece pathway biochimici, pathway di attivazione comune. E la seconda è se avete mai provato a pensare se ci possa essere sinergia tra situazioni completamente diverse, cioè un campo elettromagnetico e un carcinogeno chimico, per esempio. Allora.
Per quanto riguarda l'effetto sinergico, noi pensiamo che l'azione del campo elettromagnetico, soprattutto perché appunto in diversi studi, come ho detto prima, condotti dall'Alfredovitz, da un gruppo di lavoro tedesco, sul modello della cancerogenesi mammaria da DMDA, è stato visto che c'è una forte azione a promozione, a livello di promozione proliferazione cellulare, quindi diciamo che la nostra ipotesi di base è che l'agente iniziante dato dalle basse dosi di radiazioni ionizzanti, una volta che appunto avvenuto il danno nella ghiandola mammaria, viene promosso dall'azione a lungo termine dell'effetto delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza. La cosa molto interessante è vedere, adesso stiamo ancora analizzando bene i dati, per esempio nel secondo gruppo dove c'era l'esposizione a 20 microtesla e a radiazioni gamma, abbiamo avuto una maggiore incidenza di tumori mammari benigni, a dimostrazione un po' di questo fatto. Ovviamente l'azione quindi c'è sicuramente stato un'azione promovente importante data dal campo elettromagnetico. Per quanto riguarda i risultati degli altri studi, abbiamo presentato dei poster su BT4CEN, quindi il possibile effetto sinergico tra aflatossina B1 e campi elettromagnetici. Abbiamo visto che sono stati aumentati molto anche il numero di focci epatici dati dalla aflatossina B1. Sarà molto interessante, adesso stiamo ancora nella fase di valutazione istopatologica per quanto riguarda il BT200, quindi il sinergismo tra formaldeide e campi elettromagnetici. Molto interessante anche perché abbiamo fatto precedentemente un altro studio pubblicato nella New York Academy nel 2002, dove appunto pubblicavamo i risultati di un'azione della formaldeide, un effetto soprattutto leucemogeno della formaldeide. Quindi sarà molto interessante valutare anche eventuali possibilità di confronto con questi dati. Mi salve, sono Francesco Pisterà dell'Associazione Minerva Verdi, che è un'associazione dei genitori di bambini oncoematologici che si occupa della prevenzione e lotta ai tumori infantili. Questo intervento, diciamo, lo volevo fare questa mattina, tanto per ribadire, molti di voi già lo sapranno, ma in Italia i tumori infantili, il recente studio, la monografia dell'AIRCUM, ha riconfermato che in Italia l'incidenza è la più alta in tutta Europa. Quindi quando, diciamo, qualcuno in generale cerca di gettare acqua sul fuoco su questo drammatico stato dei tumori infantili in Italia, è bene ricordare questo stato. I bambini italiani si ammalano più di tutti gli altri europei, e senza che stiamo a citare gli allarmismi che negli anni addietro abbiamo fatto su Taranto, piuttosto che su Brescia, piuttosto che su Colleferro, e che oggi stanno dando i loro risultati scientifici. La domanda che volevo fare è una domanda piuttosto tecnica, se non so adesso se c'è qualcuno che è in grado di rispondermi, riguardo sempre a tecnologie, diciamo, radar o similari. Volevo sapere se qualcuno ha idea se gli ILS, che sono quegli strumenti che servono per l'avvicinamento agli aeroporti degli aerei, e gli NDB, che sono i Not Directional Beacon, sempre dei radiofari, a servizio del traffico aereo piuttosto che di quello del traffico marittimo, ci sono studi che dimostrano, insomma, relazioni o emissioni tipo quelle fatte dai radar, quindi ILS e NDT. E un'ultima cosa, se qualcuno ci può fornire anche indicazioni circa studi sugli effetti sulle piante, perché purtroppo è difficile a farlo comprendere, però spesso uno studio fatto sugli effetti causati da radiofrequenze sulle piante magari è di più facile divulgazione piuttosto che andare a dire che 2, 10 o 100 bambini si sono ammalati in giro per l'Italia a fronte di questo, di fronte di questa stessa causa. Grazie. Sì, io posso rispondere sulle piante, perché stamattina avevo accennato qualcosa su questa cosa. In effetti ci sono pochissimi studi che riguardano l'impianto
l'influenza dei campi elettromagnetici sulle piante. C'erano pochissimi, fino a 2 anni fa, insomma, la cosa sta aumentando. Guarda che si è notato comunque che le piante sono molto molto più sensibili, se vogliamo, se si potesse fare un confronto rispetto agli organismi viventi, e cioè gli organismi animali. E quindi questa sensibilità nasce proprio dalla struttura del tessuto delle piante. In particolare proprio quello che io stamattina accennavo a reazioni particolari, che sono le reazioni Redox, che vengono in molti insetti. Ecco, in particolare quello, tanto è vero che esiste uno studio su alcune piante commestibili in cui si alterano in queste piante le perossidasi. Le perossidasi sono degli enzimi che danno reazioni con i radicali liberi di cui abbiamo parlato. E quindi è evidente che anche la qualità, diciamo, la qualità della pianta ne deperisce e la pianta esce meno bene, esce male, e addirittura non cresce in alcuni casi. Cioè alcune piante, per esempio, che non riescono, sotto i campi animali, riescono a stentano molto a crescere, quindi hanno dimensioni decisamente più ridotte. Ecco. Questa è quella che sono sulle piante, ho fatto questo studio alla velocidanza. Sì, volevo aggiungere che esistono degli studi fatti sulle frequenze radar a Skrunda, in Lettonia, dove c'era una batteria di radar che sono stati dismessi successivamente, ma che hanno irradiato per lunghi periodi le foreste circostanti, e sono stati fatti degli studi sulle piante di queste foreste, che hanno portato dei risultati molto interessanti per quanto riguarda gli effetti appunto botanici sulle strutture delle piante che erano in questi luoghi. Buonasera, dunque io vorrei fare una domanda al professor Lai e al professor Barchieri o anche agli altri ricercatori mai interessati su se ci sono state indagini sugli effetti dell'esposizione combinata alle radiofrequenze e al nanoparticolato metallico delle chemtrails, delle scie chimiche sui sistemi biologici. Questo è un argomento che in qualche modo, come dire, ci dovrebbe coinvolgere, perché tutti in qualche modo respiriamo, ingeriamo inconsapevolmente una serie di sostanze che interagiscono con noi, con il nostro ambiente. Mi domando se ci sono studi. Grazie. Prego, professor Lai. Per quello che riguarda la radiazione e la radiofrequenza e le nanoparticelle e gli effetti combinati, però ci sono degli studi su dei trattamenti con dei carichi di nanoparticelle che cercano in qualche maniera di andare ad attaccare la radiofrequenza. Quindi si tratta di particelle che utilizzano la radiazione e la radiofrequenza. Quindi si cerca in qualche maniera di utilizzare queste particelle sui tumori e utilizzare in qualche maniera la radiofrequenza per andare ad uccidere il tumore. E poi ha chiesto relativamente all'interazione con le particelle nell'aria e la radiofrequenza. In realtà non credo sia stato fatto molta attività di ricerca in tal senso. Se posso, io vorrei riagganciarmi per il professor Lai e dire che forse in questo caso l'interazione tra particelle metalliche e radiofrequenze è un caso positivo. A parte che il professor Lai ha accennato alla termoazione, molto spesso si
campi elettromagnetici, oppure campi oscillanti, per esempio magneti oscillanti o con ultrasuoni, per dare la termoablazione dei tumori, che è una cosa positiva. Invece mi sembra che la domanda si riferisse a quelle particelle tali che noi respiriamo. Beh, quelle con una logica che non veramente non senza molto, né della loro tossicità si conosce, mentre non si sa molto delle interazioni dei campi elettromagnetici. Effettivamente questo potrebbe essere un tema di ricerca, perché così come sono volutamente dannose nei tumori, lo potrebbero essere gli organi sani, questo è sicuro, però non sappiamo niente su questa cosa. Quindi un altro aspetto positivo è che grazie proprio a questa interazione tra nanoparticelle medicate con particolari farmaci antitumorali all'interno delle cellule e stimolate con le onde elettromagnetiche possono rilasciare questo farmaco in loco e quindi aiutare a combattere il tumore. Quindi non è, diciamo, non è sempre negativa la cosa, in alcuni casi l'applicazione può essere molto vantaggiosa. Non ci sono altre domande, e diamo inizio alla sessione epidemiologica di questo convegno. E ho il piacere di chiamare il professor Alberg, to chair this section, please. And il professor Fontana per la sua comunicazione. Vorrei dare la parola. Vorrei dare la parola al dottor Fontana. Questo va in presentazione a Google, cioè. Questo studio si propone di interpretare in maniera logica tutta una serie di dati raccolti dall'Associazione per la difesa delle emissioni radar. In tal modo si spera di trovare una spiegazione per tutti quei danni alla salute che sono stati osservati dalla popolazione della zona. Più esattamente mi riferisco ai casi di tumore, di malformazioni fetali, di interruzione della gravidanza e di ictus. Cominciamo dai tumori e prima una premessa. Prima di affrontare l'ipotesi dei tumori provocati dal radar, è indispensabile esaminare il caso di 5 militari addetti alla manutenzione di altri radar e morti per leucemia. Secondo quanto pubblicato a suo tempo dalla Repubblica, tra il 1982 e il 1988 morirono di leucemia linfoma o mieloma 5 marescialli che facevano parte del personale addetto alla manutenzione di alcuni radar nella zona compresa tra Mestre e Rovigo, oppure impiegati in un vicino centro tecnico con analoghe funzioni. Oltre a questi 5 già deceduti, vi era anche un 6° maresciallo affetto da leucemia. 6 casi su un totale di circa 150 persone sono un po' troppi per non destare apprensione, tanto più che, oltre ai 6 casi, una trentina di altri militari, tra quei 150, presentavano aberrazioni cromosomiche, cioè avevano i cromosomi spezzati.
La pericolosità di certi impianti radar era già stata segnalata nel 1978 dal dottor Sarto, all'epoca ricercatore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova, il quale aveva esaminato 41 persone appartenenti ad una base missilistica nel Veneto. Nella sua ricerca dal titolo Studio citogenetico su un gruppo di addetti a una postazione radar, il dottor Sarto affermò di aver osservato un tasso piuttosto elevato di aberrazioni a 2 Brix rispetto al gruppo di controllo. Ciò significa che i cromosomi si presentavano spezzati in 2 punti. La Repubblica, 8 settembre 89. Detto questo, per concludere in maniera completa la premessa, è importante citare ancora un'altra notizia pubblicata da un giornale, secondo cui anche tra il personale addetto al radar di Potenza Picena si sarebbero verificati gravi disturbi di natura leucemica. Il Messaggero, 10 gennaio del 91. Questa premessa è molto utile perché ci fornisce l'indicazione importantissima delle aberrazioni cromosomiche. Ciò costituisce una traccia ben precisa, un valido aiuto per studiare quei casi di tumore e di malformazioni fetali che si sono verificate nella popolazione di Potenza Picena. Allora, veniamo ai tumori. È possibile che radiazioni emesse in quantità notevoli possano provocare in un primo tempo aberrazioni cromosomiche, poi la comparsa di tumori e infine la morte? Per rispondere concretamente a questa domanda, bisogna conoscere i campi elettromagnetici che avvolgono tutti gli esseri viventi. Essi sono stati scoperti e studiati a lungo dallo scienziato americano Harold Saxton Barr, il quale fu per molti anni professore di anatomia all'Università di Yale. I campi venti sono dunque stampi elettromagnetici di cui la natura si serve innanzitutto per dare forma a tutti gli esseri viventi e poi per mantenerli in vita. Dalla loro intensità si può capire lo stato di salute di ciascuno. Si vede pure che i campi blu si indeboliscono col passare del tempo e infine scompaiono con la morte. Tali strutture energetiche non si limitano ad avvolgere gli esseri viventi, ma sono continuamente in intimo contatto con ogni parte del corpo, anche con gli organi interni. Si possono osservare variazioni elettriche in corrispondenza delle ferite, anche ferite interne causate da operazioni chirurgiche, e poi tutto ritorna normale dopo la guarigione. Inoltre si è visto che un improvviso aumento di tensione segnala la discesa di un ovulo. Infine è stato notato che anche la presenza di tumori maligni provoca variazioni elettromagnetiche nei campi V. Il contatto intimo fra il campo esterno e la parte interna del nostro organismo non si limita ai soli organi. Infatti, osservazioni sulle piante hanno dimostrato che perfino i cromosomi sono collegati strettamente ai campi. Tutto questo dimostra che il buono o il cattivo funzionamento degli organi interni e persino le strutture ereditarie, tutto quanto si riflette all'esterno sulla struttura elettromagnetica che avvolge gli esseri viventi. Inoltre è stato accertato che le influenze possono procedere anche in senso inverso, cioè le forze elettromagnetiche dall'esterno possono stimolare i campi V ed attraverso di essi arrivare quindi a condizionare il funzionamento di ogni essere vivente. Ricerche condotte in tal senso hanno dimostrato che i campi V sono sensibili agli influssi delle macchie solari ed anche al fenomeno delle fasi lunari. Tutto questo spiega in che modo gli esseri viventi siano sensibili agli influssi cosmici. Le energie presenti in natura di solito non sono dannose per gli esseri viventi. Si sa ad esempio che le macchie solari provocano epidemie oppure provocano l'infarto nelle persone più deboli di cuore, ma solo in casi di particolare intensità. Però, quando apparecchiature progettate dall'uomo immettono nell'ambiente in continuazione dosi massicce di radiazioni, allora le cose cambiano. Qualsiasi apparecchiatura emittente che sia capace di indurre a vibrazione le cariche elettriche presenti nell'aria arriva ad esercitare uno stimolo anche sui campi V degli esseri viventi. Attraverso di essi, a seconda delle caratteristiche fisiche della radiazione emessa, tutto l'organismo vibra in qualche modo, perfino i cromosomi. Col passare del tempo, se queste vibrazioni elettromagnetiche sono troppo intense e continue, si può ben ipotizzare che i cromosomi si spezzano e quindi compaiono tumori e da allora comincia la morte. Passiamo alle malformazioni fetali. Oltre ad una mortalità per tumori che in percentuale risulta molto elevata,
La potenza di cena si è verificata con un aumento esagerato dell'interruzione di gravidanza. Per quanto riguarda la durata della gestazione, nella maggioranza dei casi l'interruzione della gravidanza è avvenuta nel secondo e nel terzo mese. Oltre a questo, in almeno due casi c'è stato il distacco della placenta all'ottavo mese e in altri due si è verificata la rottura del sacco amniotico. Ancora c'è stato un difetto follico che ha causato la morte del feto. Per quanto riguarda le condizioni di salute dei neonati, l'associazione è riuscita a sapere ben presto di alcune malformazioni. Ad esempio, si riuscì a sapere che un bambino era nato con le narici chiuse, una bambina era nata con l'esofago bucato, un'altra con anomalia al cuore. Dopo questi primi dati, l'elenco delle malformazioni osservate si è allungato e l'associazione ritiene che esso sia destinato ad allungarsi ancora di più. Con tutte queste malformazioni di cui si è avuta notizia, ancora una volta il pensiero ritorna ai cromosomi danneggiati dalla vibrazione dell'anima e per di più danneggiati in maniera tale che il meccanismo degli enzimi riparatori non è riuscito a portare rimedio. In conclusione, se vogliamo dare una spiegazione scientifica alle malformazioni fetali che si sono verificate a potenza picena, i dati raccolti dall'associazione suggeriscono l'ipotesi che le vibrazioni del radar, danneggiando i cromosomi dei feti, abbiano prodotto nei feti stessi le malformazioni osservate. Nello stesso tempo, però, questa ipotesi non riesce a spiegare in maniera convincente le numerose interruzioni di gravidanza avvenute soprattutto nel secondo e nel terzo mese di gestazione. Quindi, per cercare di capire i motivi che potrebbero essere alla base di tutto, è evidente che bisognerà rivolgere la nostra attenzione altrove. Interruzione della gravidanza. Fra le diverse interruzioni di gravidanza, avvenute in vario modo e in momenti diversi della gestazione, meritano forse un'attenzione tutta particolare due casi di distacco della placenta che si sono verificati entrambi all'ottavo mese. Secondo quanto mi è stato comunicato, si tratta di due donne sotto i 30 anni, una delle quali ha soltanto un figlio, mentre la seconda ne era addirittura con la sua prima gravidanza. Siccome in natura il distacco della placenta è un inconveniente raro, che tra l'altro colpisce donne al di sopra dei 30 anni che in precedenza hanno già partorito più volte, tutto questo fa pensare che anche i due distacchi di potenza di cena potrebbero dipendere non tanto da cause naturali interne, ma piuttosto da un'unica causa esterna ben precisa. Nell'eventualità che pure questa situazione anomala sia provocata dal radar, ancora una volta diventa necessario cercare una spiegazione logica. Dopo un parto normale, il distacco della placenta avviene al massimo entro un'ora dall'espulsione del feto. In certi casi, però, si può avere un distacco già durante gli ultimi tre mesi della gravidanza e da allora si tratta di un distacco prematuro. Si ritiene che questo tipo di inconveniente si verifichi quando la decidua non viene irrorata da una quantità sufficiente di sangue. Quindi, in natura, il distacco della placenta, di solito, avviene al momento più opportuno, senza danni né per la madre né per il neonato, mentre un distacco prima del previsto si verifica di rado. A potenza picena invece pare che questo tipo di interruzione della gravidanza sia accaduto in circostanze anomale e quindi a donne che in teoria avrebbero dovuto portare a termine la loro gravidanza senza problemi del genere. Diviene inevitabile a questo punto sospettare ancora una volta delle vibrazioni prodotte dal radar, che a lungo andare forse provocano una lacerazione proprio in quella particolare zona del mucoso uterino divenuta molto più debole per la presenza delle lacune sanguigne. Il radar, quindi, con le sue vibrazioni, sembra colpire un po' incinte in quella parte del loro corpo che è divenuta più delicata di qualsiasi altra proprio a seguito della gravidanza. In condizioni normali, la natura approfitta di questa fragilità per completare adeguatamente l'opera del parto ed è assai raro che tutto questo avvenga in anticipo. A potenza di cena, invece, sembra che per due volte le vibrazioni del radar abbiano anticipato il distacco della placenta di circa un mese, ma in questo caso gli effetti sono stati gravissimi. Per spiegarci tutto questo, considerando i due casi di distacco della placenta, basta supporre che le vibrazioni emesse dal radar danneggino fin dall'inizio tutti quei meccanismi biologici che in un primo tempo favoriscono l'allineamento dell'embrione o la parete uterina e che in seguito formano la placenta. Di conseguenza, danneggiare in qualche modo l'annidamento dell'embrione e la formazione della placenta significa soprattutto ostacolare l'irrorazione sanguigna dell'embrione.
proprio l'ipotesi di un scarso flusso di sangue all'embrione potrebbe finalmente spiegare come mai si siano verificate tutte quelle interruzioni di gravidanza al secondo e al terzo mese, anche senza la presenza di malformazioni fetali. Con un anno di ritardo rispetto agli eventi dei tumori, nel 1988 si nota un aumento anche nel numero di decessi per ictus. Certamente non è facile spiegare come possa questo fenomeno patologico dipendere dall'attività del radar. Però, se consideriamo l'età delle persone morte per ictus, allora diviene evidente una traccia che potrebbe rivelarci molte cose. Si può facilmente calcolare che circa l'84% delle persone colpite da ictus dal 1988 al 1990 avevano 75 anni o più. Ciò significa che l'emorragia cerebrale, in quasi 9 casi su 10, ha lacerato arterie che oramai avevano perso quella elasticità che è tipica di vasi sanguigni in piena efficienza. Proprio questo particolare forse ci rivela un parte di colpa che il radar dovrebbe avere da quando questo tipo di decessi è aumentato. Le arterie sono fatte in modo da poter resistere alla pressione che il sangue esercita lungo le pareti e proprio per questo sono dotate di una certa consistenza unita a una certa elasticità. Col passare del tempo però, e non di rado già da dire 40 anni, i vasi sanguigni cominciano poco a poco a perdere elasticità e rigidirsi progressivamente. In particolare nelle piccole arterie periferiche del cervello si può notare un ispessimento delle fibre del collagene, un rigonfiamento del cervello muscolare e la comparsa di nuove fibrille elastiche. Tutti questi processi degenerativi tendono a trasformare le arterie del cervello quasi in una specie di cartilagine. Di conseguenza la pressione sul sangue esercitata dal sangue sottopone le pareti dei vasi, ora parzialmente rigidite, a quella lenta contrattura che può provocare l'ictus. A questo punto non è difficile immaginare che le vibrazioni causate dal radar costituiscono ad aggravare la situazione, accelerando lungo le pareti diffondersi di linee di frattura sempre più profonde. Attraverso di esse prima o poi la pressione del sangue riesce a lacerare la parete dell'arteria e poi invade il tessuto nervoso circostante. Ancora una volta quindi siamo in presenza di un fenomeno patologico manifestatosi qualche tempo dopo l'attività intensificata del radar e questo fenomeno patologico sembra trovare una sua spiegazione logica proprio nelle vibrazioni provocate dal radar in questione. Grazie. Ringraziamo il professor Fontana per le sue considerazioni epidemiologiche riguardo al territorio di Potenza Picena e diamo la parola al professor Prizzi per vedere l'analisi statistica che ha portato a valutare come rischiosa la presenza del radar per la popolazione esposta di Potenza Picena. Per un problema tecnico sulle diapositive possiamo dare la parola al professor Alberg. How are the flow? Thank you.
Mi chiamo Leonardo. E parlerò della salute e delle radiazioni in radiofrequenza, basandomi soprattutto su dati statistici svedesi. Innanzitutto, nel 1955 abbiamo notato che alcuni tipi di cancro iniziavano ad aumentare in maniera molto rapida, e nel 1997 molti parametri concernenti la salute iniziarono a peggiorare, soprattutto per quanto riguarda nelle aree rurali e nelle aree appunto poco popolate. E probabilmente entro pochi anni molti di noi avranno qualche forma di alta sensibilità. Questo grafico mostra come, in maniera repentina, il numero di decessi per melanoma e anche di decessi dovuti a cancro al polmone iniziò ad aumentare. Subito dopo, nel 1955, correlato al melanoma, abbiamo 10 morti per cancro ai polmoni, mentre in Norvegia erano 8 e in Danimarca 13. Se diamo uno sguardo a questo grafico, all'inizio del 1955, a partire dal 1955 iniziano a svilupparsi le emissioni in FM, che si svilupparono in pochi anni, e iniziò anche ad aumentare l'incidenza di melanoma alla pelle. E anche il numero di nuovi casi, oltre appunto alla mortalità del melanoma, iniziò a crescere anche l'incidenza. Il tasso di incidenza di melanoma alla pelle. Poi, 5 anni dopo, iniziamo ad organizzare viaggi di piacere nei luoghi soleggiati. Quindi, da questo grafico sembra che prima moriamo, poi ci ammaliamo e poi andiamo in vacanza a Maiorca. Ma questo non ci deve essere qualcosa di sbagliato. In questo grafico, in questi trend. E non stiamo parlando soltanto di melanoma, parliamo di un'intera gamma di tipologie di tumori che iniziarono a crescere. Infatti l'incidenza della mortalità di questo tipo di cancro è quasi 10 volte peggiore per quanto riguarda coloro che hanno un'età per gli anziani. Per coloro che hanno più di 35 anni. E sarebbe anche interessante capire perché ciò accade. Questo è ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, affermò riguardo appunto alle radiazioni e al loro legame per la salute. Le radiazioni emesse da radio e TV sono assorbite in maniera molto bene dal corpo. L'assorbimento è 5 volte più facile rispetto a quello di altri tipi di radiazioni. E secondo l'OMS ci sono
non pone problematica, non c'è nessun tipo di problematica collegata a questo tipo di radiazioni. E ciò ovviamente non è vero. Questo grafico mostra che un'area di 100 MHz è assorbita ad un tasso 5 volte maggiore rispetto ad altre radiazioni, e delle bande ovviamente sono di circa 100 MHz e hanno una lunghezza d'onda che è più o meno lunga quanto quella quanto le dimensioni del corpo umano. Questo grafico mostra ciò che accade a partire da quando la Svezia inizia ad adottare le bande FM. Alcuni contee della Svezia dovettero aspettare per 10 anni o più per avere l'installazione di questo tipo di bande. E come potete vedere, il livello di mortalità dopo questi anni, dopo gli anni appunto perché non vengono installati questi rimettitori, rimase invariato. Per andare invece poi a crescere con l'installazione di questi dispositivi. Ho esaminato in maniera accurata i principali trasmettitori di radio FM dislocati nella Svezia. E ci sono circa 60 trasmettitori principali. Se calcoliamo la densità di potenza emessa da questi trasmettitori, otteniamo una mappa. Una mappa piuttosto simile a quella del melanoma in Svezia, a quella dell'incidenza del melanoma. E inoltre, in Norvegia, anche in Norvegia, ci sono dei trasmettitori molto potenti, quindi c'è una correlazione, c'è una situazione analoga con i paesi. Un altro aspetto che abbiamo riscontrato è stato che alcune aree in Svezia che sono coperte da quattro tipi di trasmettitori diversi avevano un tasso di incidenza di melanoma che era quattro volte superiore rispetto alle aree invece coperte da un solo trasmettitore, invece che quattro trasmettitori. E quindi c'erano dei meccanismi di disturbo del sistema immunitario che venivano appunto provocati da questa esposizione. Quindi se ci sono pericoli per la salute derivanti da questi trasmettitori, cosa avviene allora se torniamo sopra un itinerario? I materassi fatti con moglie di metallo sono spesso utilizzati nei paesi occidentali. E non credo sia molto saggio avere su questo tipo di materassi. Infatti se guardiamo vari tipi, vari paesi, osserviamo come i paesi si erano utilizzati raramente questo tipo di materassi fatti con molle di metallo, in questi paesi c'è una percentuale di insorgenza di cancro molto più bassa rispetto ad altri paesi come l'Europa occidentale, come gli Stati Uniti, eccetera. Quindi, quando vedete un diagramma di questo tipo, dovreste fare la stessa cosa che ho fatto nel 2009. Questo è il mio materasso fatto in molle di ferro che ho buttato via, ho gettato via nella discarica cittadina. Sapevate, come saprete probabilmente, si dorme e stanno a dormire più frequentemente sulla parte destra piuttosto che su quella sinistra. E questo significa che la parte sinistra del vostro corpo è irradiata in maniera maggiore da un campo elettrico. E possiamo vedere che
arco temporale, si è verificata una maggiore incidenza di casi di tumore nella parte sinistra del corpo rispetto a quella destra. Stiamo parlando della differenza del 5-10%. Stiamo sempre parlando di radiazioni che ovviamente non sono positive per la nostra salute. Un'altra cosa, un altro aspetto che è oggetto delle varie pubblicazioni è correlato alla riguarda la correlazione tra l'insorgenza di melanoma e la statura media dei vari paesi, o anche riguardo a questi dati concernenti varie aree all'interno dello stesso paese. Per quanto ad esempio riguarda la Svezia si trova qua nella parte alta del grafico e sembra di avere una forte correlazione tra la statura corporea e l'incidenza di melanoma della pelle. Se poi prendiamo in considerazione le stesse statistiche, sia per gli uomini che per le donne, possiamo osservare che esista una forte correlazione tra questi parametri. E non credo che ci ammaliamo, che soffriamo di melanoma perché siamo alti, ovviamente. Tuttavia, credo che i campi elettrici stiano disturbando i nostri meccanismi di riparazione cellulare e allo stesso tempo vado anche a disturbare gli ormoni per la crescita durante la fase della pubertà. Questa appunto è l'ipotesi che ho, che sta alla base di questo grafico. Infine, per quanto riguarda i materassi, se dormite molto su questo tipo di materassi, su quelli fatti con molle di metallo, c'è un rischio maggiore che possiate ammalarvi di cancro, di tumore alla mammella, rispetto ad altri paesi come il Giappone. Dove infatti vengono utilizzati dei materassi realizzati senza metalli, senza oggetto di metallo all'interno. Questo invece è un grafico che al momento è in fase di una pubblicazione, in fase al momento di revisione, e che mostra come ci possa essere una correlazione tra incidenza e mortalità di tipo esponenziale. Nel 1997 il numero di ammalati, il numero di germogli di malattie in Svezia iniziò a crescere rapidamente. E stiamo parlando dell'ottobre del 1997. Possiamo vedere, possiamo osservare quando analizziamo i dati, che aree aventi una copertura piuttosto di poca qualità del segnale cellulare, che significa che quelle aree collocate a grandi distanze dalle stazioni di base facevano riscontrare un maggior numero di giornate di malattia rispetto ad altre aree. Se ciò è dovuto al fatto che il segnale che il cellulare emette nelle aree poco distanti dalle stazioni base è mille volte più potente rispetto al segnale emesso dai cellulari che si trovano ad esempio in aree urbane. E quindi le aree poco popolate, a bassa densità di popolazione, sono caratterizzate da un tasso di giornate di malattie molto più alto, considerevolmente più alto rispetto a quelle invece che si riscontrano nelle aree urbane, nelle aree cittadine. 20-30 anni fa era invece esattamente l'opposto. Vivere, fare la vita in campagna era sicuramente meglio per la salute, purtroppo oggi ciò non è più vero. Dire che
Possiamo anche vedere come gli individui affetti dalla disabilità acustiche siano soprattutto, si manifestano soprattutto nelle aree poco popolate, e ciò ovviamente in relazione alla potenza di emissione dei cellulari e anche a partire dal 1997 aumentò l'incidenza della mortalità del cancro al cervello e anche il tasso di incidenza della demenza. E per quanto riguarda l'influenza sul sangue dei campi elettromagnetici, anche qui sono stati riscontrati effetti. Questo è un grafico che mostra dei bambini appena nati affetti da patologie cardiache. E questo numero, il numero di bambini affetti da queste patologie, sta crescendo. E al momento è due volte maggiore rispetto a quello che era in passato. E sembra essere in linea con l'aumento dell'utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle donne incinte, quindi le madri incinte non dovrebbero, donne incinte non dovrebbero utilizzare i cellulari. E questo grafico infine mostra l'improvviso aumento di tanti polmoni a partire dal 1955. Sembra esserci una particolare relazione con il fumo. E infine questa è una stima di quanto della percentuale della popolazione che si è usata qualche forma di radiosensibilità nel futuro, forse nel 2017 il 50% della popolazione avrà qualche forma di radiosensibilità, ma staremo a vedere. Quindi nel 1955 abbiamo avuto disturbi nel sistema immunitario, nel 1997 abbiamo avuto peggioramenti dei parametri di salute a causa delle aree poco popolate. E anche l'aumento di bambini affetti da patologie cardiache. Grazie per il vostro interesse, se siete interessati ad approfondire quanto questa tematica potete guardare questo sito. Grazie mille per l'attenzione.